Sei in ascolto di RDA Radio 1 Circuito Spreaker dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1 Circuito Spreaker, la tua radio web. I continenti da visitare. 4. Le stagioni dell'anno. 3. I viaggi da fare in 12 mesi. 2. Le valigie da preparare. 1. La radio da ascoltare. Radio Vacanze. Vacanze. Vacanza alla radio, soltanto per te, in compagnia di Gianluigi Leoni. Bentornato in diretta, questa è la terza parte di Vacanza alla radio. Abbiamo parlato con Maria Grazia Sartirana di Pavia e di Cremona, adesso facciamo due chiacchiere invece sulla nostra Mantova. Maria Grazia Sartirana, eccoci. E qui si riaccende tutto, Maria Grazia. Porca miseria. Aspetta. Basta la bis, bipede, basta la bis. Capito? E sembra com'era? Turchetti squiglia le trombe. Allora, mi taccio. Ti dicevo, a me, guardando Mantova, come me la ricordo io, piena di moscerini, che te lo dica fa, era bello che no? Ti facevano fare appunto questo presenta d'arma. Io avevo un FAL, un fucile automatico leggero, quella dell'epoca, e praticamente tu lo dovevi tenere con questo braccio così, e ti si apriva la manica, e dentro questa manica si infilavano questi moscerini, che te lo di che fare, figlia mia. Ma non ti potevi muovere, ti andavano sul naso e tu fermo là, madonna buona, guarda. D'altronde zio, Mantova, dimmi, è una città costruita intorno ai laghi alimentati dal fiume Mincio. È il parco giochi delle zanzare. Esattamente, ma non solo delle zanzare, ma ti dirò di più, nel lago superiore è in realtà il parco giochi di migliaia di fior di loto. E vi dico a voi medio e sud Italia, quando venite luglio-agosto in zona Mantova, il lago superiore è un vero spettacolo di bellezza orientale. A me sembra una piccola Baviera con tutti questi castelli e questi laghi. Non so se tu sei d'accordo, ma io che ho visitato la Baviera e qualche simbologia l'ho trovata, via, ecco, questa è qua. Sì, è davvero bella, e c'è anche la particolarità che dai fior di loto in Oriente ci fanno una buonissima farina, cosa che fu tentata anche in quel di Mantova, ma non ebbe molto successo. Nelumbus fu tentata proprio da questo specialista, ma alla fine, ahimè, ci ritroviamo solo con i suoi fiori, nel senso che questa farina è tratta proprio dai fiori di loto, e ci teniamo i fiori che ci piacciono di più dalla farina. Ah, poco, ma sì, tanto non è che ci mancano le farine, appunto. Allora, Palazzo Ducale a Mantova, ovviamente tappa fissa il bar Venezia, caffè letterario. Ragazzi, un po' di cultura, no? E chi è davvero? Sì, mica sono tutti franci e schini, no? Un po' di cultura ce l'abbiamo anche noi. Allora, splendici l'affresco del Mantegna, del Pasianello, e un qualcosa da veramente fantastico. Poi il Museo Diocesiano di Francesco Gonzaga, ma c'è una chicca che voglio regalarti. Dopo la passeggiata, no? Cominci tu dal Duomo a Piazza delle Erbe si mangia anche benino, voglio dire, con 20 euro te la cavi, c'è un po' di tutto. Ma Palazzo Te, cioè, non puoi saltare Palazzo Te.
No, è che nulla ha a che fare con il tè, però, no? No, con no, il tè, no, servito alle 5, eccetera, no? Non no, c'entra no, proprio nulla. No, no, anche perché per quello bastano le disgrazie, bastano gli inglesi. È tutta un'altra cosa. Esatto, esatto. E io, ma comunque, ma... vale comunque la pena. Ecco, vedi, come dicevamo sì, noi, no? Piccole realtà che hanno comunque... veramente ti riempiono il cuore, come appunto, scusami, come appunto Piazza della Vergigliana, questa che sembra proprio, no, una serata che tu ti guardi questi giardini meravigliosi, come dicevi te, tra sale e fontane, veramente ti sembra il palazzo delle fiabe. Cinesi, fatevene una ragione, queste cose voi non ce l'avete. Me la sono, sai, no, proprio ce la toccate e fuga su queste cose, no? ce l'avevo qua e allora dai, andiamo a voglia a sognare, non ce l'avete, non c'è niente da fare, è roba nostra, assolutamente. Ma poi poco lontano da Mantova, proprio appena di fuori, sì, c'è la città ideale, costruita sempre dai Gonzaga, voluta sempre dai Gonzaga, che si chiama Sabbioneta. È una bandiera rossa del Touring Club, è veramente una chicca, è un borgo fortificato che ha praticamente tutta l'armonia delle proporzioni del disegno vitruviano di Leonardo da Vinci. È veramente una grande, una bella chicca proprio, grande e bella chicca, è patrimonio UNESCO dal 2008. E che dire, è proprio una la chicchetta. È ancora lì, appena lì fuori, c'è proprio il borgo delle Grazie a Curtatone, dove ogni tra il 13 e il 16 di agosto c'è l'appuntamento con l'antichissima Fiera delle Grazie, dove si danno battaglia i madonnari di tutta Italia e all'estero. Sai cosa sono i madonnari, zio? Come no, quelli che pagano pure per incollarsi la Madonna e portarla in giro per paese. No, non è proprio così. I madonnari sono quegli artisti che disegnano su per terra, disegnano marciapiedi. Fammi scherzare ogni tanto, però esistono veramente, fanno le offerte per chi sta in prima fila e portasse la Madonna. Te prego, ecco, guarda, non ne parlavo. Una cosa di quelle che io ho visto non ci credevo, me l'ha detto appunto un ragazzo che suona nella banda di un paese qui vicino a Roma e ha assistito a questa asta che la gente paga per essere in prima fila, cosa che io non voglio neanche parlare. Permettimi di salutare, perché stiamo per chiudere la nostra serata di questa sera, preparati che forse ti richiamo per i saluti. Intanto però aggiustere a me la nostra collega del gruppo Alpitour, Patrizia e suo marito Angelo, e Giorgio e Laura, che sono due miei carissimi amici invece di Settimo Torinesi, che in questo momento sono anche loro in quarantena. Fortunatamente nessun sintomo, però amen, come si dice, voglio tornare a casa di Giorgio Carbone per bere del whisky, no, dell'ottimo rum con i bicchierini di cioccolata. Ma prima però bisogna che cerchiamo la ricetta bene, la faccio cucinare dal Godente, lo stracotto d'acqua. Vai. Intanto, sì, ecco, sì, ci aggiungono i saluti di Ursula, la nostra guida tedesca. Ursula. Poi abbiamo Massimo, il mio amico e fraterno della terza artiglieria, e poi vediamo un po' ancora chi c'è, Gliosca, la guida invece veneta, dunque, e Laura di Buongiorno Italia. Dunque ci siamo, come si dice, ci siamo veramente tutti. Ci siamo tutti, davvero. Va bene, a questo punto, zio, con Mantova, che fu di suo la degli annali del concetto di agricoltura chilometro zero. Pensa, tra Mantova, insieme a Beatrice Adesso di Ferrara, primo Gonzaga, tra Mantova e l'altro territorio, fondamentalmente nacquero gli scambi di agricoltura chilometro zero. Questo non solo per evitare che ci fossero delle dispersioni di monete e quant'altro, ma anche perché a questo punto si inventarono questa cosa che a oggi sarebbe bene ritornare a farla in modo da avere. Meglio, intanto che con i saluti Riccardo Cametti ti dice: con questo tempo siamo tutti madonnari. Le madonne che vengono. Vabbè,
Anche Non sì, disturbiamo vabbè, non molto, disturbiamo. come dire. No, ricordati Mi un po'. aggiungi questo bene, ma No, stiamo dicendo tante. stavo parlando a. Ricordati Bossi quando ha detto qualcosa al Papa, gli è storto tutto. Lascia perdere, non ti conviene. Allora, intanto, allora, per tutti noi, i colleghi, per l'affetto, per Ursula, per Gio Conti, Riccardo Gametti, Massimo, Alessia e gli amici, appunto, la famiglia Carbone e Patrizia ed Angelo, voglio emozionarmi ancora dei Giallisti qui a vacanze alla Wow. radio. A tra poco, se ci sentiamo, vi saluti. Ciao. Va bene, ciao, ciao zio. Sono io, quella che ha girato il mondo, quella che ha toccato il fondo, quella che hai davanti a te. Sono io che non ho perso mai la voce, che ho un cuore che non trova pace quando sta davanti a te. Sono io su una fotografia, ho fatto un sogno insieme a te, fermando il tempo.